Uno spiraglio di luce perché qualche tipo di attività ricomincia, riapre, qualche tipo di attività ha il permesso alla riapertura, ma allo stesso tempo, continuando a sfogliare i giornali, si capisce che in realtà non è proprio così. Governatori, anzi detto meglio i presidenti delle giunte regionali, che cosa fanno? Incrementano le restrizioni e quindi vanificano questo intervento di riapertura. Tanti mi scrivete: dovremmo riaprire tutto, dovremmo chiudere tutto, dovremmo riaprire tutto. In realtà è che c'è grande confusione. Sicuramente se c'è qualcosa che non si è fermato e anzi ha piena operatività è l'online. Le attività online possono operare tranquillamente, così come può operare e gradualmente sta ripartendo il commercio elettronico. Proprio per questo oggi ho invitato quale ospite Antonio Vidia, che è il founder di Vincere su Amazon, che è il principale metodo di insegnamento conosciuto in Italia per iniziare appunto a vendere su Amazon. Vorrei introdurre il nostro ospite, che di business e soprattutto di business online ne conosce, Antonio Vida. Accendo il microfono e lo collego. Eccolo Antonio, benvenuto. Ciao Carlo, come stai? Benissimo. Tutti quanti gli spettatori in questo momento. Allora Antonio, io purtroppo sono con un taglio di capelli casalingo, perché purtroppo ci stiamo attrezzando, sì, non soltanto ai tagli di capelli, alla cucina, un po' a tutto, ad abituarci a questo lockdown. Ma c'è ora i video su YouTube sul taglio dei capelli vanno tantissimo, quindi ora quasi quasi invito un parrucchiere che fa vedere come si taglia i capelli. Io invece ho rimediato con un rasoio fatto così e poi tirando tutto indietro con tantissimo gel. Sai che ci vorrebbe la brillantina, come gli anni passati, la brillantina. Sì, almeno così un po' distrae. Allora, sai Antonio, partiamo da una notizia fondamentale. Oggi si legge sul Corriere della Sera che Amazon assume 75.000 dipendenti. Stiamo parlando di Amazon USA, ok? Diciamo che si intende dall'articolo che sia Amazon USA oppure Amazon in generale. Però insomma, il dato di fatto è che mentre molte aziende probabilmente non riapriranno a seguito di questa chiusura, Amazon aggiunge 75.000 persone alla forza lavoro e aumenta lo stipendio di $2 l'ora. Che cosa ne pensi tu? Ma guarda, ci sono due grandi fattori che portano a questo. Intanto sempre il maggior utilizzo del commercio online. La transazione, come dicevi tu, tante attività non riapriranno perché vuoi non vuoi, con gli aiuti anche fiscali dei governi, non ce la faranno a ripartire. E molta gente, molti consumatori, anche quelli un po' più titubanti, alla fine stanno passando negli acquisti online. Dall'altra parte anche sempre più venditori si rendono conto che il miglior modo per partire anche col commercio elettronico è basarsi sul marketplace di Amazon, quindi è necessario anche che Amazon stessa si strutturi per far fronte alla richiesta di mercato. Tra l'altro ho letto un altro dato, sempre con questo 75, oggi ce l'abbiamo il 75, che il 75% degli acquisti online effettuati nell'ultimo mese sono stati effettuati da persone che non avevano mai acquistato online. Quindi questo secondo te che cosa significa? Di necessità si fa virtù. Quindi tante persone che per un motivo o per un altro avevano anche a volte il piacere di girare per la città e fare acquisti, sono rimaste costrette anche per ragioni di prima necessità a comprare online. E quando si pensa agli acquisti online, anche chi non li ha mai fatti, e soprattutto uno dei fattori principali per gli acquisti online sono la diffidenza, sia a volte nel sistema di pagamento che ancora qualcuno ha, sia nei tempi di consegna, soprattutto in una situazione come questa, perché se io compro da un sito che magari funziona, è online, però non so se effettivamente sono attrezzati in questo momento di emergenza a consegnare i tempi. Se compro su Amazon mi sento più garantito, quindi sono cresciute le richieste sia da parte dei consumatori negli acquisti, sia anche nella varietà dei prodotti che si acquistano online. La scorsa settimana era ospite qui con me un marketer e parlavamo però non di vendita e di commercio online puro, parlavamo di presenza digitale, eccetera. E c'è stata una critica nei confronti di Amazon, perché dice: se vendi su Amazon non ti crei la tua brand identity e comunque Amazon si prende tante commissioni. Secondo te qual è il modo per poter lavorare online con e senza Amazon, o quali sono, come poter sfruttare Amazon per poi crescere e avere anche un proprio brand, insomma, come collegare queste cose?
Ok, ti rispondo e ti faccio la premessa. Io prima di iniziare con le mie attività online, io ho quasi 45 anni, per 10 anni ho fatto attività offline, ho avuto attività commerciali e anche negozi. Negozi vuol dire avere tanti costi fissi, quindi magazzino, personale, commesse, eccetera. Questo cosa comporta? Comporta tutta una serie di costi fissi. Dall'altra parte, è vero, tutto il margine, vendo 100 e quei 70 di margine magari me li metto in tasca io. Ma quanto mi costa tenere in piedi la struttura? E soprattutto oggi, una situazione come quella di oggi del lockdown, a prescindere dalle agevolazioni che si possono avere, magari l'affitto posticipato, ridotto, no, no, non avrei guadagnato nulla in questo momento. Con Amazon, sì, è vero che si pagano fino al 15% di commissioni sulle vendite. Ma non pensi a nulla, non hai il tuo magazzino, non devi gestire i clienti, non hai la customer care, non hai il problema dei resi da gestire tu, non devi stare lì in un magazzino a etichettare i prodotti e spedirli singolarmente a ogni cliente. Quindi 15%, tu che fai commercialista e segui anche alcuni dei miei clienti, sai benissimo che un 15% incide molto meno di quello che potrebbe essere la gestione di una struttura propria. Esatto, Per esatto. quanto riguarda invece la creazione del brand, lo puoi creare, ci sono due strade per operare su Amazon, o in maniera trasversale, quindi io posso vendere dalla carta igienica ai biberon, alle macchine fotografiche, quindi spaziare su diversi settori, oppure vuoi creare una mia linea di prodotti in una nicchia di mercato e creare il mio brand. Poi la bravura, ed è quello che anche insegniamo noi all'interno di Vincere su Amazon, è quello di cercare di far lavorare Amazon come volano e piattaforma di lancio e consolidamento del proprio brand, che lo si può fare anche esternamente. Se voi cominciate a aprire un'attività e questi qui sono i costi fissi, vi faccio un esempio, i costi fissi sono molto alti, quindi si partono da questo livello e i costi fissi vanno avanti e si abbassano con il volume delle vendite. Questo è il concetto economico che si studia sempre, ok? Si va avanti col volume delle vendite, più i costi fissi si abbassano. A un certo punto i costi fissi arriveranno a zero. È lì che si deve guadagnare. Se uno ha già un negozio, ok, e anche se anche di qualsiasi tipo, anche un negozio che non si è fermato con l'emergenza Covid, o a maggior ragione che si è fermato, perché dovrebbe integrare Amazon se può farlo e come? Allora, partendo dal presupposto che credo in quello che sono i flussi di rendite multiple, quindi non si può focalizzare il proprio benessere soltanto su un settore merceologico o su un'attività. Si dice sempre di non mettere le uova in un unico paniere, no? Quindi alla fine il fatto che io ho un negozio e vendo, mettiamo, casalinghi, e voglio andare a vendere su Amazon. Posso, perché in ogni caso su Amazon si devono utilizzare delle metodologie, delle strategie dedicate, quindi non è detto che tutti i prodotti che io vendo offline possano andare bene per la vendita su Amazon, o quantomeno hanno lo stesso mercato. Quindi ci vuole quella flessibilità che dice che sì, offline vendo i miei prodotti di casalinghi, online su Amazon utilizzo le metodologie più adatte e i prodotti che mi danno più rendimento. E si può integrare, si può allargare la gamma dei prodotti che si tratta, ma anche con una grande flessibilità, perché mi ricordo quando avevo l'attività offline, se volevo comprare un determinato brand ero un po' costretto a comprare una gamma di prodotti dal grossista, dal rappresentante, mentre online su Amazon compro e vendo solamente i prodotti che mi danno un grande rendimento, quindi taglio tutte quelle che sono la merce immobilizzata in prodotti che non si vendono. A proposito di prodotto, come si fa a scegliere il prodotto giusto? E sono considerazioni dove entrano in gioco diversi parametri. Sì, ci sono i tools che danno, dico sempre, che possono influenzare nella scelta del prodotto un 15, un 20, 25%, ma poi sono tutta una serie di valutazioni che vanno fatte strategiche sulla profittabilità del prodotto, il rapporto costo-ricavo, il mercato, le potenzialità, che vanno fatte in maniera strategica e singolarmente per ogni prodotto. Infatti l'approccio è un po' differente per chi opera online su Amazon rispetto a chi opera offline. Tanti negozianti, soprattutto piccoli, vedono Amazon come se fosse un'entità astratta, ossia vedono
Amazon, come dire, vedi, te compri su Amazon e il piccolo commerciante soffre, non sapendo che però dentro Amazon in realtà ci sono migliaia di piccoli commercianti. Perché secondo te, Antonio, Amazon non dovrebbe, alcuni lo vedono come un nemico, invece lo dovrebbero vedere come un'opportunità? In inglese dicono follow the flow, segui il Un flusso, flusso. cavalca le tendenze, cavalca le opportunità, non andare contro. Amazon è come un grande fiume in piena, non lo puoi fermare, devi vederlo come un'opportunità, non come un nemico. Devi vedere che anche la grande opportunità qual è? Che in realtà non è quello che molti pensano, un'entità che vende tutti i prodotti. All'interno è quasi il 50% dei prodotti che viene venduto sul marketplace di Amazon. I venditori sono venditori terzi, come me o un negoziante che mette. Come funziona? Prende il mio prodotto, lo manda ai magazzini di Amazon, l'acquirente acquista su quel marketplace e a me arrivano le commissioni della vendita, il mio ricavo, direi, a meno le commissioni che prende Amazon. Matteo ci scrive: colgo la palla al balzo per porvi una domanda, visto la vostra esperienza. Grazie, Matteo. Mattia, anzi, ho una piadineria già avviata da anni. Vorrei provare a buttarmi sul mercato online. Come dovrei muovermi con una piadineria? Allora, ti dico una cosa, io ho 45 anni, ho iniziato a lavorare intorno ai 18-20 anni, ho lavorato per 10 anni nel mondo della finanza, in borsa, in America, a Londra e Milano. Poi altri 10 anni ho lavorato nel mondo del commercio, ma soprattutto della ristorazione. Avevo ristoranti di sushi e altre attività, negozi commerciali o altro. Poi da 5 anni online. Cambiare è possibile, integrare è possibile applicare anche sulla piadineria delle tecniche di marketing online per renderla più profittevole, per avere più clienti. Ma poi, soprattutto nell'online, dove non devi andare ad aprire un negozio, affittarlo, ristrutturarlo, fare contratti con i clienti, puoi tranquillamente anche con 2 ore al giorno, quando tu non lavori con la piadineria, che non sono gli orari in cui ricevi il pubblico, dedicarti a lanciare, per esempio, il tuo store su Amazon. Soltanto questione di buona volontà e fattibilità. L'ho fatto io, ho cambiato 3 nicchie completamente differenti, finanza, commercio e online, negli ultimi 25 anni, può farlo chiunque. Dovete solamente fare una cosa che oggi è alla portata di tutti, come era alla portata di tutti ed era la normalità prima negli anni 80, aprire un negozio di vicinato. Ecco, aprire un Esatto. negozio online è facile, non siete mai lasciati soli. Online trovate, è vero, come diceva prima Carlo, ci sono tanti fuffaguru, tanta gente inesperta, ma sicuramente possiamo dire tranquillamente che in Italia 10 persone affidabili per quanto riguarda l'online ci sono. Trovate una di queste 10 persone e iniziate a imparare, investite nella formazione, perché come a scuola non ve li insegnano queste cose, non vi insegnano a guadagnare, non vi insegnano a vendere online, ma la Esatto. formazione è fondamentale. Imparate da chi è competente, ha l'autorevolezza per potervi dire come fare e ha soprattutto successo in quello che fa, e con umiltà avviate questo processo di trasformazione e passate a diventare degli imprenditori online che realmente alla portata di tutti. Se oggi tanta gente sta guardando, ha problemi economici, ha l'attività chiusa, non sta guadagnando, è colpa del coronavirus, eccetera. Se avesse fatto questa scelta 5 anni fa, quando l'ho fatta io, che avevo 39 anni, quindi non un ragazzino, io realmente oggi sono molto, molto, molto vicino a chi ha problemi economici, perché io Anche so, avendo avuto contemporaneamente 12-15 attività offline, commerciali, ristoranti, tenere chiuso il ristorante è una perdita, un bagno di sangue ogni giorno. È perché poi ci sono le banche da pagare, i fornitori, ti salta tutto. Quindi realmente guardatevi attorno, cercate di formarvi, imparare, contattare i professionisti credibili e autorevoli che vi possono aiutare a portare la vostra attività online, guadagnare online. Non bisogna essere degli scienziati. Io tra i miei corsisti ho anche signore di 60 anni che non sapevano utilizzare neanche il computer, È vero, è vendono vero. online. Guadagnano 10, 15, 30 mila euro netti al mese. Cambia veramente la vita e diventate padroni del vostro tempo e soprattutto liberi di fare quello che vi piace. Perché, come dicevamo prima, non bisogna complicarsi la vita. La vita non è fare il mulo per lavorare 12 ore al giorno e dire: ah, quanto ho faticato oggi. No, la vita è godersela. Il lavoro è uno strumento per sostenersi quello che a cui piace fare.
Esattamente, io condivido un toto le parole di Antonio, non aggiungo altro perché sinceramente hai riassunto tutto quello che anche io sto cercando di dire. È difficile in questo periodo, perché quando ci sono questi periodi, io ci sono passato, anch'io nella mia vita ho avuto tante difficoltà, rincorrevo le telefonate, la banca che chiamava, il prestito scaduto, la rata, le segnalazioni in CRIF, gli stralci. Ci sono passato, è un momento, ci sono dei momenti dove ci si chiude in se stessi e questo qui è un momento che se vogliamo superarlo dobbiamo prima di tutto noi affrontare i nostri limiti e reagire. Io mi reputo fortunato perché, ma non fortunato perché baciato dalla fortuna, fortunato perché prima di altri ho intrapreso un sistema. Ci sono tantissimi miei colleghi che mi chiamano perché non sanno come fare a contattare clienti, come si utilizza Skype, come si fa a condividere documenti con Dropbox, cose che ormai noi padroniamo a sufficienza perché abbiamo cominciato prima, perché siamo stati più furbi? No, perché ci siamo formati magari, perché siamo stati attenti alle tendenze di mercato e soprattutto non ci siamo ancorati nella zona di comfort, no? Ok, la mia attività va bene così, non cerco altro perché tanto sono tranquillo. Poi succede una situazione come questa, contingentata ed emergenziale, che ti rovescia tutti gli equilibri e tutte le tue credenze. Un'altra cosa che molti chiedono, ma in tutto, è: ma il mercato non è saturo? Oppure non ci sono, per esempio, no, non parliamo di Amazon FBA, che non è assolutamente saturo e c'è la possibilità, ma anche nell'online, ma parliamo per esempio dei commercialisti. A volte parlo con amici miei commercialisti che hanno difficoltà a lavorare, a trovare clienti, arrancano, i clienti non pagano. Certo, ma pensate la differenza che c'è tra il commercialista tradizionale che sta dietro la scrivania chiuso nello studio aspettando tramite i contatti di qualche passaparola o qualche altro cliente che paga, oppure, e Carlo Alberto Micheli che ogni giorno è online, lui è un commercialista di successo e gli altri non è che hanno Avvocato, qualcosa in meno, ma avvocato non hanno fiscalista, colto se la non sto errato. sfida e non si sono messi in discussione per cambiare. Non esiste il mercato saturo, non esiste che non c'è Esatto. lavoro. C'è la volontà di mettersi in discussione e ricordatevi sempre, se qualcuno lo fa e ha successo, lo potete fare anche voi. Non è perché ci sono 10 pizzerie e non ne posso aprire una migliore che abbia più clienti un domani. È fattibile. Esatto. Toglietevi tutte quelle che sono queste limitazioni mentali e mettetevi in discussione. Sì, precisazione, io sono avvocato, perché se no poi i commercialisti si Appunto. arrabbiano, ma in myaccounting.it con me ci sono il team, siamo in 30 persone, ci sono una decina di dottori commercialisti che siamo all'opera e tutto al lavoro. Quindi io ringrazio Antonio per la presenza, siete ancora tantissimi, ma abbiamo superato abbondantemente l'ora, quindi se volete poi contattarci, eccetera, in descrizione al video ci sono i contatti per poter aggiungere Antonio, ci sono i contatti per poter aggiungere me. E ringrazio ancora Antonio che oltre a essere un grandissimo professionista, in questi anni abbiamo anche sviluppato un'amicizia personale, abbiamo cominciato a sviluppare anche dei progetti insieme. Lo ringrazio per essere stati qui con noi Grazie a e te. ci vediamo diretta sul canale domani.